Amici del web, buongiorno a tutti. Sappiate che questo è un video serio, eh? È un video che parla di turismo, parla di questa città, Monte Carlo. Molti mi dicono: no, non vado a Monte Carlo, si spendono un sacco di soldi. Non è vero, e voglio sfatare questo mito. Lo faccio con tutto il cuore, sinceramente, per mostrarvi che anche a Monte Carlo, con un 10-15 euro, puoi stare tutto male, quindi bene. A tra poco. Comunque voglio per passare una bella serata alcolica a Monte Carlo con tipo 10 euro, venite qua, Casino Supermarché al Porto, aperto 24 ore su 24, questa è la chicca importante e poi vi faccio vedere il reparto che ci interessa, prego, lo faccio per voi, che Monte Carlo può stare bene pure con 10 euro a sera, vi mostro. Casino Supermercato, venite qua, reparto alcolici, ci stanno qua 6 bottiglie di rum già fatti, vedi, po 6 euro, 6 euro, drink già fatti, sta pure lo spritz 10 euro, eccolo là, po prendete uno di questi, vi mangiate un bel tramezzino, posto verso le 5 del mattino e state a posto, oppure ci stanno 6 bottigline piccole qua, 5 euro, ci affiancate una bella Coca-Cola da 2 litri, fate il bibitone. È tutto a posto, 10 euro la serata inizia. Ma vi faccio vedere dove andare a consumare, prego. Adesso vi ricordo, a Monte Carlo non si può bere in giro, quindi voi che fate? Uscite dal casino, ce lo lasciamo alle spalle, e andate in fondo al porto, percorrete tutta la parte sinistra, vedete quella passerella lunga là in fondo? Vi mettete là, appostati, vi bevete quello che avete comprato, ovviamente senza fare troppo casino, è illegale a Monte Carlo bere in giro, vi ricordo, e poi tornate indietro e si va verso i locali, che adesso vi mostro. Locali che adesso saranno chiusi per coronavirus e fatti del genere, cioè sono aperti però non si può ballare, ma vi mostro comunque una cosa molto importante. Allora, siamo zona porto, no? Qua stanno tutti i locali swag, sganci, però non sono quelli troppo chic che non fanno entrare la gente. Qua si entra gratis, non c'è bisogno di fare il tavolo per forza, eccetera. Fanno solo un minimo di selezione all'ingresso. È ovvio che se siete 7-8 pescioloni non vi fanno entrare, 3 o 4 ragazzi massimo, va bene. E quindi andiamo al casino, spendiamo il 10 euro a testa che ci ubriachiamo malamente, scendiamo qua ai locali. E guardi, tutto a posto, la serata va avanti con 10 euro, non dovrete consumare per forza assolutamente, ovviamente se fate troppo i cattivoni vi cacciano e se andate magari nel locale di Briatore, no perché è carostoso il nostro caro Flavietto e non penso che qua in mezzo mi seguino i milionari, nel caso mi seguiate, trovate un link in descrizione PayPal, mi servono 250 euro, guardi, per favore. Buona giornata.